Rasatura ed anestesia dell'area donatrice. L'area donatrice verrà rasata e successivamente anestetizziamo l'area con un dispositivo di impregnazione appositamente sviluppato che porta gli anestetici solo superficialmente nella pelle e che, naturalmente, non è affatto doloroso. I follicoli piliferi sono i piccoli sacchi che contengono le radici dei capelli, cioè le cellule staminali pilifere. Normalmente, i follicoli sono distribuiti sulla pelle in gruppi da 2 a 4 follicoli chiamati unità follicolari. Kungo ha dimostrato nei suoi studi che solo una piccolissima parte del follicolo, che contiene diverse cellule staminali pilifere, è necessaria per produrre un nuovo capello. Usiamo questa scoperta nella nostra nuova tecnica di trapianto HST. Vengono utilizzate solo parti molto piccole di tessuto follicolare che contengono cellule staminali pilifere. Questi saranno estratti uno per uno con uno speciale ago di 0,5 mm. Poiché il diametro dell'ago è molto piccolo, i fori sono molto piccoli e diventano quasi impercettibili dopo solo poche ore. Poiché la maggior parte dei follicoli estratti viene lasciata nell'area donatrice, queste parti dei follicoli piliferi sono in grado di ricrescere. Con questa tecnica, oltre l'80% delle unità follicolari donatrici sarà preservato e la stessa area potrà essere utilizzata per futuri trapianti di capelli. Nel trapianto di cellule staminali pilifere, l'area ricevente viene preparata con un ago speciale di soli 0,5 mm, che ha le stesse dimensioni di quello utilizzato per estrarre gli innesti. Con pinzette microchirurgiche, gli innesti vengono impiantati uno per uno. Gli innesti si adattano perfettamente all'area ricevente e vengono innestati molto rapidamente. L'afflusso di sangue viene ripristinato entro un solo giorno. Le minuscole ferite guariscono molto velocemente, senza lasciare cicatrici. Così come nell'area donatrice dove vengono estratte le cellule staminali pilifere, anche nella nuova area in cui vengono impiantate le cellule staminali, le cellule produrranno un nuovo capello.